Donna Beatrice, bacio le mani. C'è modo e modo. Ora le dico io la cosa com'è. Lo strumento è scordato. Lo strumento, che strumento? La corda civile, signora. Eh già, perché lei deve sapere che tutti noi abbiamo come tre corde d'orologio in testa. La seria, la civile e la pazza. Dovendo vivere in società, quella che ci serve soprattutto è la corda civile, che infatti sta qua, proprio in mezzo alla fronte. Ci scanneremo tutti, l'un l'altro, come tanti cani arrabbiati, ma non lo possiamo fare. Dio mio, picchivo. Signora, chi fu? Chi fu, signora? Due scorpioni. Mi sono usciti dalla biancheria. Due scorpioni? Ma più davvero? Sì. Ma... uno mi è salito sulla mano e l'altro sul braccio. E a mozzicaro? No, no, li ho fatti cadere. Talia, Talia, mi pare che non mi mozzicaro. No, signora, no. Forse che erano per mozzi di cascia. Il tradimento era. Il tradimento nascosto in mezzo alla biancheria del letto, lo vedi? Ma ci scacciai la testa, come vuole Dio. Ci potete arrivare con me? Sì, sì, uno se n'è scappato. Ma sta uccidendo tutti e ci scacciai adesso. Con il cavalier Fiorica, mio riveritissimo principale. Ma se lei l'avesse conosciuto soltanto come un buon amico, ci sarebbe andata d'accordo attraverso i secoli. La battaglia vera, cara signora, è tra i due pupi. Il pupo marito e la pupa moglie. Dentro casa, nella intimità della propria abitazione, se ne dicono di tutti i colori, si strappano i capelli, si vanno con le dita negli occhi. Ma appena fuori si mettono a braccetto. Corda civile lui, corda civile lei, corda civile pure tutti quelli che li incontrano per le strade, che chi si scosta di qua, chi si scosta di là, sorrisi, scappellate, riverenze. E come? Vai ad aprire. Se il commissario digli che abbia pazienza un minuto, non... non mi posso presentare così. Oddio. Ah! E dov'è? Dov'è Beatrice? Vieni fuori! Vieni fuori, figlia mia! È pazza! 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 È pazza!